Mister, quanto è amaro questo pompone di questa partita persa al 91esimo, 92esimo, chissà qua. Ma non è facile giustificare un risultato del genere, però è chiaro che la partita, come una famosa battuta diceva, finisce quando l'arbitro fischia, no? E dura fino alla fine. Noi siamo stati ingenui in questa occasione. È chiaro che cercavi il risultato a tutti i costi, però nel calcio bisogna un attimino a quel punto anche ragionare. Non ho fatto in tempo a dirlo che è capitato il patatrac. C'è rammarico perché è chiaro non era una partita da perdere, soprattutto per quello visto in campo. Quello visto in campo sicuramente era sconfitto in meno, su questo non si discute perché Lo sinceramente so, non però. avremmo magari neanche forse meritato di vincere, probabilmente, ma neanche di perdere. Reputa che forse la prestazione di oggi possa essere un piccolo passo indietro rispetto a prestazioni sicuramente più importanti rispetto alle domeniche precedenti. Ma oggi si è cambiato nel senso di cambiare un attimino il tran tran delle altre partite, dove il primo tempo eravamo partiti con un ritmo basso. Oggi invece eravamo partiti, secondo me, nel modo giusto. Abbiamo creato e abbiamo creato tantissime occasioni. Se vogliamo un pizzico di cattiveria in più, probabilmente non guasta. Però, ripeto, io credo che la squadra abbia fatto quello che doveva fare. È chiaro che c'è la mano in bocca per il risultato, questo è fuori dubbio. Come mai il secondo tempo, secondo lei, la squadra non ha più preso come la prima frazione di gioco? Perché secondo me sicuramente non abbiamo mai quasi tirato in porta. Non è che l'abbiamo fatto anche il primo Poi, tempo ci sono ci siamo arrivati davanti alla porta, che è diversa la cosa. È chiaro che mantenere un ritmo per 100 minuti non è semplice. Ecco perché ho detto che bisognava un attimino anche ragionare di più e cercare soluzioni diverse. Alla fine invece noi non abbiamo ragionato, abbiamo pensato solamente a cercare il risultato pieno, che posso anche apprezzarlo. Però il calcio poi alla fine è deleterio, come lo è stato oggi. le faccio ultima, la mia, è sempre convinto di Guerra a posizione più giusta, quella della prima frazione di gioco. Guardi che Guerra ad oggi, se fosse stato un pochino più cattivo, non voglio dire fortunato perché è una parola che non si va a comprare al supermercato, avrebbe già fatto 4-5 gol. Perciò non credo che quella sia una posizione per un giocatore che è abituato a girare intorno alla prima punta, una posizione deleteria per il ragazzo. Anzi, credo che stia facendo bene. È chiaro che per tutti i 90 minuti diventa dura lavorare in quella maniera. Però se fosse stato un giocatore che non avrebbe avuto occasioni o che la squadra non l'avrebbe messo nelle condizioni di poter far gol, è chiaro che allora dovevi pensare a qualche cos'altro. Io credo che la prestazione l'abbia fatta, è chiaro che probabilmente un po' più di cinismo, un po' più di concretezza serve sicuramente, ma non solo a lui. Praticamente, come disposizione, che cosa è che è stato sbagliato nell'occasione del gol? La spara era un po' scoperta. È la scoperta, è un calcio di punizione, l'ho detto prima, non ho fatto tempo a dirlo. Ma difficilmente si incrocia una palla da una parte all'altra, soprattutto se non si è sicuri poi di prendere questo pallone. Ripeto, è Quindi, stata una secondo piccola lei, nella ingenuità fase nostra, cioè nel possesso palla nostra, abbiamo da sbagliato? calcio di punizione. È stata un'ingenuità che purtroppo nel calcio ci sta e la paghi. Non ritiene che forse tenere Vaco unica punta alla fine il Quali giocatore sono le altre punte? no, proprio unica punta nel senso, no, se mi fa finire la domanda. No, io dico solamente questo, io c'ho Evacuo in questo momento Guerra. Eventualmente cambiando anche Motro, passando con Stai giocando senza punte? no, con due con, avanzando Guerra al fianco Ma Guerra di avanza, ma se Guerra un ogni trequartista partita. come Ma Mancoso scusatemi dietro. signori, ma se Guerra ogni partita ha due o tre occasioni da gol, che cosa significa questo?
Inter. Io credo che Lukaku arrivi troppo stanco nel momento in cui deve finalizzare l'azione, perché fa un gioco di... Ci sta tutto, signori, io lo vedo in modo diverso, però ci può stare anche questo, per carità, lo accetto, ci mancherebbe. Mister, salve. Sì. A proposito di Gonzo oggi era dentro, giocava sull'otto di sinistro, come ci sarà il suo torno? Ma benino, è chiaro che è quello che ha già fatto, l'ha fatto anche in Serie B, perciò non era una novità per lui. Io ho sempre detto che devo valutare durante la settimana le condizioni dei calciatori. Di Bonzo è rientrato e ha lavorato tutto il tempo che è stato fuori e ho cercato di sfruttare la sua voglia. Questa è l'unica giustificazione alla sua messa in campo oggi. È tutto, è comunque un giocatore di utile che si adatta. È un giocatore che serve. Tutti i tre gruppi. Ma in effetti ha fatto anche centrale lui all'occorrenza, perciò è un giocatore che è chiaro che non ha il piede sinistro, perché giochi sulla parte sinistra ma ha il piede destro. Però è un giocatore che può servirti sia da una parte che dall'altra. Mister, guardando la classifica stasera, ovviamente ottavo solo per differenza rete nei confronti del Ponte Vecchio, mancano 5 partite al termine, inizia tutto un altro campionato. Per il residuo vantaggio che avevamo sugli altri è stato ormai per un momento. Come affrontare le ultime 5 gare? Questo è vero, ma sicuramente con ancora più rabbia, perché già la domenica a Barletta, questo è fuori dubbio. Se qualcuno forse pensava di star tranquillo, la realtà poi è ben diversa. E allora bisogna tirar fuori qualcosa di più. Sì, sì. Il primo tempo quanto è stato allontanato insomma dalla panchina, cosa è successo? Ma lì si è messo a discutere con l'arbitro. A questo punto non si può neanche più parlare, perché là si è messo a parlare in modi sicuramente normali e sicuramente educati. Perciò a questo punto non c'è più neanche il permesso di poter dire una parola, perché se si fosse rivolto all'arbitro in maniera scorretta sarebbe stata anche giustificata la cosa, no? Probabilmente questo arbitro ci ha già arbitrato in un'altra occasione, perché la stessa situazione ha detto di un paio di mesi fa, non mi ricordo, adesso non lo so. Mister, a proposito di questo, anche oggi ci sono state delle scelte arbitrarie abbastanza discutibili, non ci sono state che sono eclatanti, però si continua sempre su questo filo. Oggi giocavamo anche in casa e nonostante questo non ha prevalso neanche il fattore ambientale. Parlare delle prestazioni degli altri mi rimane difficile, non voglio assolutamente parlarne, perché darei delle giustificazioni che in questo momento non sono corrette. È chiaro che chi sta a vedere la gara, la partita, sa benissimo quello che vede, perciò lasciamo stare così. Mister, cosa ha detto alla squadra quando è tornato negli spogliatoi? Ho detto solamente che non bisogna battersi, perché è chiaro che perdere una gara come quella di oggi sicuramente non è una situazione delle migliori, perché allora avrei preferito che la squadra non avesse creato, non avesse cercato la via del gol, avendo delle giustificazioni, ma in questa maniera è chiaro che è difficile, no? Però c'è sempre un però, perché una squadra che arriva 5, 6, 7 volte come abbiamo fatto noi, significa che prova e cerca di vincere la partita, perciò bisogna ripartire sicuramente da questo. Lei a Pisa disse che non si doveva più guardare al posizionamento in chiave playoff. Oggi forse si è chiuso anche l'obiettivo quinto posto, dobbiamo pensare solo ad assicurarci gli spareggi di fine campionato. Ma io l'ho detto dall'inizio che non guardavo la classifica, noi dovevamo cercare partita dopo partita di trovare delle soluzioni e di mettere nelle condizioni la squadra di poter creare delle occasioni da gol. È chiaro che questo ci stiamo riuscendo, l'unica cosa che non stiamo riuscendo è quella di far gol. Sono 5 partite ormai che non arrivano ai 3 punti, teme un contraccolpo psicologico? Ma io credo di avere delle persone intelligenti, perciò nel calcio ci sono delle difficoltà e bisogna essere anche non solo professionisti nel lavoro, ma professionisti anche nelle difficoltà,
bisogna guardare la realtà. La realtà in questo momento è che oggi sicuramente abbiamo perso una partita che non meritavamo di perdere, però la realtà è questa. E allora bisogna andare a Barletta a recuperare quello che abbiamo perso oggi. Mister, lei dei singoli, giustamente non ne vuol parlare, però oggi forse l'assenza di OGI ha pesato un pochino, in considerazione del tutto che Davi viene da una condizione fisica ancora non ottimale, e poi anche quando è entrato Dideo, lo stesso sta patendo degli infortuni, non ha forse magari ancora dei ricambi al 100%, parlo fisicamente. Beh, AJ è chiaro che è entrato nella situazione sicuramente più positiva per tutti, sia nella condizione fisica che quella mentale. Gli altri purtroppo vengono da situazioni, sicuramente qualcuno da infortunio, poi si sono fermati, squalifiche, qualcuno è stato fermo un mese e mezzo, poi si è ripreso. Oggi David per un tempo e qualcosa ha fatto delle cose buone, anche se si è sbagliato molto negli appoggi, però devi aspettare che la condizione di questi giocatori crescano. L'importante è che non si fermino di nuovo. Mancano poche partite. Lo so, signori, io quando sono arrivato ho trovato questa situazione. Certo. Stiamo cercando di metterle nelle condizioni migliori. So che il tempo ne è poco e dovremmo cercare con questi giocatori di tirar fuori quello che è di più importante per noi. Bene. Grazie.